Sono orgoglioso di quello che ho fatto e lo rivendico. Stiamo parlando di una nave spagnola che ha raccolto immigrati in acque libiche, che ha gironzolato per 15 giorni nel Mediterraneo, che ha rifiutato di andare in Tunisia, che ha rifiutato di andare a Malta, che ha rifiutato di andare in Spagna, ha deciso di venire in Italia infrangendo le leggi e a processo ci va il ministro che ha difeso il suo paese. Siamo veramente su scherzi a parte, però speriamo che duri il meno possibile, perché passo a quello che nelle pause del processo di oggi ho seguito, la manovra di bilancio. Sono felice che stia arrivando in porto una manovra che taglia 8 miliardi di euro di tasse ai lavoratori. Tutti gli italiani, a prescindere dal loro lavoro, lavoratori autonomi, partite IVA, dipendenti pubblici, lavoratori dipendenti, pensionati, pagheranno fra i 100 e i 1000 euro di tasse in meno l'anno prossimo. Chiediamo a Draghi e al governo, e su questo la Lega combatterà in Parlamento, più coraggio per il taglio delle bollette di luce e gas.